Cari amici, buongiorno e ben ritrovati e benvenuti a questa nostra analisi di Milan-Real Madrid 1-0. Faccio una premessa importantissima, perché sennò poi dopo è meglio che non ci sia metà dei commenti che scrivono le solite critiche, eccetera. Io ho analizzato la partita e mi sono segnato alcune cose che secondo me vanno ancora sistemate, sulle quali bisogna ancora lavorare. Perché ho letto molti commenti entusiastici della grande vittoria del grande Milan, ovviamente non mi sto riferendo ai commenti degli amici tifosi rossoneri come me, non mi sto riferendo ai giornali ad esempio. E quindi io andrei con cautela, vedremo delle cose positive che sono state espresse dalla partita di questa notte e vedremo delle cose che invece vanno ancora sistemate. Intanto devo dire che è stata una partita dei dettagli, nel senso che sappiamo come una gara di calcio sia fondamentalmente un insieme di piccole cose che poi unite fanno il risultato. Siccome in alcune partite sono questi dettagli che poi fanno la differenza, ci sono alcune situazioni che ovviamente possono sfuggire, nel senso che la bravura dell'avversario, un tuo momento di fatica, possono portarti a far creare occasioni da gol appunto alla squadra contro la quale giochi contro. Questa è stata un po' la partita dei dettagli, e i dettagli fanno la differenza. Mi riferisco in particolar modo a due situazioni che andremo ad approfondire. Beh, sulla prima diciamo che la derubrichiamo a questione amichevole estiva, cioè il fatto delle occasioni che non sono state concretizzate. Ecco, diciamo che con un po' più di freddezza e forse con qualche titolare in più, magari avremmo potuto persino arrotondare il risultato. La seconda cosa è purtroppo la situazione del centrocampo. Come spesso siamo stati, almeno in un paio di circostanze gravi, siamo stati affettati dagli avversari. Naturalmente gravi, ripeto, sempre nel contesto di un'amichevole estiva che non conta per il risultato, seppur sia sempre meglio vincere, conta per quelle che sono le indicazioni che la squadra ci ha dato e l'allenatore ci ha dato. E allora partiamo con le note positive, perché le note positive sono sicuramente quella del... ovviamente l'analisi va fino al 60esimo, 65esimo, perché poi dopo ci sono stati 100 cambi, eccetera. Una squadra corta, una squadra che comunque cerca di tenere bene le posizioni in campo in una maniera anche abbastanza rigida, forse per certi versi fin troppo rigida, ma su questo ci torniamo. Comunque questa è una cosa positiva. Una buona condizione fisica, perché abbiamo notato già diversi giocatori pimpanti, è chiaro che poi qualcuno è agevolato dalla propria struttura ad entrare prima in condizione rispetto ad altri, ma abbiamo notato mediamente una buona condizione fisica. Abbiamo visto ad esempio un Salemaker pimpante, sicuramente, l'abbiamo visto anche prodigarsi in alcuni recuperi difensivi assolutamente pregevoli, e abbiamo visto anche un Chukwueze protagonista. Ora, io non sono un veggente, ovviamente, sono semplicemente un appassionato che qui con voi commenta partite di pallone. Ma a dicembre dell'anno scorso feci un video dove parlai di Chukwueze e dissi che secondo me non era un attaccante alla Leao, cioè non era un attaccante che poteva stare a 60 metri dalla porta, poi prendere, partire e scartarne tutti. Doveva essere messo un po' più vicino alla porta. Abbiamo visto in queste due amichevoli che così facendo possiamo avere quella produzione offensiva che tutti si aspettano da lui fondamentalmente. Ora, che poi Chukwueze sia uno che ogni tanto fa un po' di casino con la propria testa, è vero, ma io credo che se entra nelle ordine di idee, soprattutto il fatto, l'ha detto anche Fonseca, dell'aver giocato poco e quindi poter giocare di più, secondo me prenderà ancora più consapevolezza e ritornerà ad avere quell'autostima che ci sarà sicuramente utile. Nota positiva. Siamo stati pericolosi nelle ripartenze, questo soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo gestito abbastanza bene dei contropiedi, abbiamo gestito bene l'occasione del gol, quindi lì bene, il che ci fa anche pensare poi su come effettivamente dovremmo riuscire a equilibrare bene quella che sarà la volontà dell'allenatore, ovvero fare il possesso, del quale parliamo, e invece le nostre abilità nel ribaltare rapidamente il fronte. E poi liberali. Vediamo le cose da rivedere, perché è vero che magari io sono anche un po' maniaco e tre fogli di appunti sono un po' troppi per un amichevole così, ma volevo essere sicuro, insomma, vedendola e rivedendola, di aver colto quelle che secondo me sono le cose sulle quali bisogna lavorare. Faccio un esempio, il discorso del centrocampo. Ora, io ho trovato un Loftus-Cheek non adatto a occupare quel ruolo, si è fatto spesso trovare fuori posizione, anche da un punto di vista di quello che ci aspetteremo, cioè cribbio, i contrasti fisici. Amico mio, ragazzo mio, sei un armadione, devi resistere ai contrasti fisici. E comunque
sta di fatto che le sue letture difensive sono ancora molto deficitarie, secondo me. Quindi lì in quella posizione io non lo vedo, a meno che Fonseca non voglia lavorare molto per ottenere qualche cosa. Fonseca ha anche detto che Musa l'ha visto bene in quella posizione. Vediamo, insomma, speriamo che questi non siano avvisaglie o gridi di disperato bisogno di prendere centrocampisti, perché potremmo avere un problema. Le uniche circostanze, anzi l'unica, perché l'ha fatto una volta, ma ha rimandato alla famosa partita col Paris Saint-Germain, l'unica cosa che Loftus ha fatto molto bene è stata una ripartenza dove ha davvero spezzato in due il primo pressing avversario. Ecco perché secondo me dovrebbe essere messo a centrocampo, in un centrocampo a tre, per fargli fare il movimento da mezzala, che può inserirsi magari anche centralmente, se l'idea è quella magari di muovere molto l'attacco, ma deve andare così, deve andare come un treno, così, non può fare grosso lavoro difensivo, non può fare il trequartista, la sua posizione è la mezzala, secondo me. Oh, è tutto secondo me, non ho la verità, mi sto confrontando con voi. Venendo invece a Bennacer, che è l'altro che ha giocato nei due in partenza, dal mio punto di vista è convincente come sempre quando gestisce la prima uscita palla. È, oltre ai due centrali difensivi del Milan, che sono i giocatori che hanno toccato più volte pallone, è il giocatore che ha toccato più volte pallone. Ne ha toccati 64, mettendo a referto anche due passaggi chiave. Non mi è dispiaciuto anche quando scende in mezzo ai due centrali per far ripartire l'azione, e credo che si potrebbe lavorare, seppur anche lui, diciamo, letture difensive, ma credo sia più una questione di condizione che altro, deve impegnarsi, ma se lì prendessimo uno o due giocatori di quelli giusti per fare filtro, da mettere al suo fianco, potremmo essere un po' più vicini, visto che si vuole continuare a giocare con questo 4-2-3-1, potremmo essere un po' più vicini alla soluzione del problema. I centrali di difesa. Ora, i centrali di difesa sono stati sollecitati a momenti. Real Madrid è una squadra molto tecnica, anche con le riserve, e quindi spesso 1-2, spesso palloni d'esterno di Modric, che dopo liberali ieri è quello che mi ha fatto venire gli occhi a cuoricino. Il problema è quando impostano, è una certa difficoltà nel gestire il pallone, e noi insistiamo molto su questa costruzione dal basso. Io non li vedo molto a loro agio con il pallone tra i piedi, quindi credo che lì si debba fare molta attenzione a forzare tanto la giocata dal basso. Bisogna fare molta attenzione. Il discorso degli esterni, Terracciano e Calabria. Ora, Terracciano intanto gioca a sinistra, però dovrebbe essere Gimenez il vice Terracciano, e poi è entrato Gimenez, ma dovrebbe essere lui il vice Teo. Non lo so. Vorrei vederlo a destra, quindi sul suo piede. Fisicamente il ragazzo c'è, anche se poi negli uno contro uno, tanto quanto Calabria, ha un po' faticato. E in questo senso l'arrivo di Emerson potrebbe essere propedeutico proprio ad avere un giocatore che nei duelli individuali è un po' più forte. Torno subito. Eccoci, passato un elicottero, ho fermato un attimo perché sennò non si sarebbe sentito nulla. Quindi questo discorso dei due esterni, Emerson potrebbe servire per questo, perché comunque nelle statistiche ha una certa consistenza migliore rispetto a Calabria nei duelli, nella fase proprio difensiva di marcatura. Vedremo comunque come andrà e se Emerson arriverà, anche se ormai tutti ci dicono che quello è il destino. Il discorso del possesso palla dal basso è un discorso che rimanda a un Milan che noi non vogliamo vedere, ovvero un Milan che lentamente, piano piano, con quella che i telecronisti definiscono pazienza, ma che poi rischia di risolversi, di sintetizzarsi solamente in un lento possesso palla tra i difensori, portiere, difensore, centrocampista, centrocampista, difensore, difensore, portiere. Ecco, nel momento in cui il Real Madrid si è schierato in difesa, noi abbiamo fatto un giro palla abbastanza lento e abbastanza statico, facendo un po' di difficoltà a portare il pallone in avanti. Non è un caso che il 34% dei palloni giocati sia stato giocato nella nostra metà campo, anzi nella nostra fase difensiva. Poi c'è un 47% nella metà campo da parte di tutte e due le squadre e solo un 19% nell'ultimo terzo di campo del Real Madrid. Quindi in questa partita diciamo che quel possesso negli ultimi 30 metri che Fonseca vuole arrivare a fare non l'abbiamo visto, ma mi sembra anche naturale a questo punto della stagione. C'è poi il problema che questo palleggio insistito, questi passaggi insistiti devono e richiedono per forza
un grande movimento da parte di tutti. Anche qui entriamo nel campo dell'amichevole, entriamo nel campo del fatto che, non lo so, che il Real Madrid ad esempio, quando noi siamo ripartiti, non ci seguiva neanche più di tanto, perché è ovvio che la stessa cosa vale per noi. Sono partite dove si testano delle cose che non sono l'aggressività delle partite ufficiali. Ma quando noi gestiamo così il pallone lentamente dal basso, rischiamo, contro squadre schierate, anche in maniera più arcigna rispetto al Real Madrid, rischiamo di fare un po' fatica a portare velocemente il pallone dall'altra parte. Ecco perché siamo andati meglio nelle ripartenze ed ecco perché, secondo me, se si riuscisse a trovare un equilibrio tra le due cose, cioè tra la gestione palla fatta in alcuni momenti e poi a volte anche lasciarla agli avversari per poi ripartire, sarebbe una grandissima cosa. Potrebbe andare addirittura meglio rispetto all'idea di tenere sempre il pallone, che è vero ci tiene gli avversari lontani, perché questo c'è da dire, la compattezza della squadra e il possesso in queste partite hanno tenuto gli avversari abbastanza lontani dalla nostra porta, ma siamo sempre nel calcio d'agosto, da oggi, quindi bisogna trovare la giusta sintesi tra queste due idee. Poi un'altra cosa, il pressing offensivo lo dobbiamo ancora organizzare, questo si farà naturalmente quando Fonseca avrà a disposizione la squadra che ha in mente, perché poi ci sarà Morata, perché poi insomma la combinazione, la costruzione della squadra la vedremo, ma dobbiamo organizzarlo meglio, perché l'abbiamo fatto tante volte un pochino a caso, creando anche qualche buco centrale quando in 2-3 andavano ad attaccare il portatore palla e si creava una voragine tra il nostro centrocampo e la fase offensiva, la tecnica del Real Madrid ci ha spesso messo in difficoltà, quindi attenzione anche a quell'aspetto lì. Fine degli appunti. Un solo, permettetemi di darvi un consiglio, che non è in realtà più che un consiglio, è un invito, insomma, io faccio così. Siccome questa mattina presto ho visto la partita, e poi ho letto su internet, insomma, un po' di commenti, un po' di cose e quant'altro, e ho letto tantissimi commenti che dicevano: ho visto gli highlights, mi sembra davvero che abbiamo dominato il Real Madrid. Ecco, poi guardando la partita per intero ci si accorge di tutti gli altri minuti che all'interno degli highlights non possono stare e che ci raccontano, o per meglio dire, per me raccontano un po' quello che vi ho descritto. Quindi, se volete farvi un'idea del Milan, in generale delle squadre, se volete farvi un'idea veramente completa di quello che è accaduto nell'arco di una gara, non fermatevi agli highlights. Mi rendo conto che questa tournée americana purtroppo è scomoda per tutti, per gli orari, e quindi il tempo è quello che è. Però ecco, magari, diciamo, se avete voglia e tempo, guardatevi la partita intera. Se guardate solo gli highlights, non fate tanto affidamento su riportando poi commenti entusiastici, perché gli highlights raccontano un po', seppur è vero che noi abbiamo avuto diverse occasioni più del Real Madrid e, come dicevo, avremmo potuto anche chiudere in maniera diversa una partita in ogni caso positiva, in ogni caso con indicazioni che vanno nella direzione di quello che Fonseca vuole, ma con alcune cose da aggiustare e che sulle quali sarà importante lavorare, come sempre, sia sul campo sia in fase di mercato. Aspetto i vostri commenti qui sotto e voglio sapere come avete visto la partita, se magari avete notato anche voi qualche cosa, oppure se avete notato qualcosa di molto positivo o di un pochino negativo che a me è sfuggito, mi farebbe piacere leggere qui sotto nei commenti. Grazie a tutti.